BNI nasce 30 anni fa, quindi a livello mondiale è già sviluppata. In Italia da qualche anno ha preso piede e nasce dalla voglia di lavorare in sinergia con altri colleghi, sviluppare dei rapporti di fiducia, un partner di cui potersi fidare e al quale scambiare le referenze. Per accedere a questo gruppo c'è un modulo di iscrizione ovviamente, si viene valutati. Devo dire una cosa importante: in ogni gruppo ci può essere solo una professione, quindi non ci possono essere professioni doppie. Quindi venite e ne parliamo, si fa un colloquio, se i requisiti ci sono, perché ci devono essere anche dei valori etici condivisi, siamo ben lieti di accogliervi. Ad oggi siamo 26 membri, ma guardate, già oggi con questo, diciamo, con questo lancio ho già due persone che vogliono iscriversi, quindi credo che raggiungeremo, cerchiamo di arrivare a 35 componenti entro fine anno. Beh, allora il capitolo BNI Cima è un insieme appunto di professionisti e imprenditori del territorio che decidono di lavorare insieme in maniera etica e solidale. Cosa vuol dire tutto questo? Conoscersi, relazionarsi, apprendere le capacità delle altre professioni che magari sono radicalmente distanti, perché andiamo dal pittore allo psicologo e chi più ne ha più ne metta, e costruire fiducia, costruire un rapporto fiduciario che quindi rende quello che è il lavorare insieme un qualcosa che diventa naturale e anzi si creano delle sinergie incredibili tra di loro. Beh, il capitolo nasce oggi ufficialmente, in realtà è qualche mese che stiamo ovviamente raccogliendo persone che hanno ovviamente voglia di mettersi in gioco per fare qualcosa di nuovo e di diverso, che in realtà ci riporta alla genuinità dei rapporti interpersonali che ogni tanto un po' si perdono, no? E come può fare un professionista? Intanto deve essere del territorio, noi abbiamo gruppi sparsi in tutto il territorio, da Treviso a Bassano a Padova, quindi c'è un po' di tutto nel territorio, ma può venire in una delle nostre riunioni. Il BNI Cima si trova all'Hotel Cima ogni venerdì mattina dalle 7:30 fino alle 9 e può venire a conoscere la squadra di lavoro e nella maniera in cui noi operiamo. Beh, intanto saluto con piacere iniziative di questo genere che creano aggregazione. Questo è un'associazione o un capitolo, un'organizzazione che ha una particolarità, che è quella di mettere insieme professionalità, far scambiare esperienze, ma soprattutto la cosa che mi fa piacere è il fatto che al di là di quella che è diciamo, la sbornia che abbiamo oggi sulla tecnologia e sugli strumenti freddi, è emerso che i rapporti personali rappresentano decisamente uno degli elementi fondamentali per le relazioni e anche per creare occasioni di affare, di business e di lavoro. Ho visto un bel gruppo di persone che si sono presentate, alcune conosciute, altre non conosciute, per le loro professionalità, per le peculiarità della loro professione e delle loro produzioni. Penso che sia un'ulteriore occasione di crescita, dando ulteriormente quel livello di civiltà alla nostra comunità che ci è stata trasmessa dai tempi antichi. Un esempio di rete: come amministrazione siamo sempre stati convinti che fare rete è il fondamento per avere sicuramente un successo, e questa unione di più professionalità sicuramente ci darà un valore aggiunto, e quindi come amministrazione siamo contenti di questa iniziativa e del coagularsi finalmente di un lavoro che sicuramente è stato effettuato comunque già da mesi a questa parte, perché so che ci sono stati degli incontri loro che hanno preparato l'evento di oggi. E sono contenta anche perché ho sentito parlare di fiducia nella presentazione, e penso che in questo momento congiunturale di grande crisi la fiducia sia un elemento fondamentale, quindi vi auguro il miglior successo possibile e grazie a voi. Credo siano delle iniziative molto interessanti, il fatto di mettere in rapporto i professionisti su valori e su competenze sicuramente è importante per i professionisti stessi, importante per i clienti di questi professionisti, perché c'è qualcuno che dà delle referenze che hanno trovato riscontro e che quindi non potranno essere disattese le aspettative che le persone hanno nei confronti dei lavori che affideranno a queste persone. I liberi professionisti sono talvolta soli, quindi il fatto di essere in gruppo, il fatto di confrontarsi, il fatto di formarsi in modo continuativo, il fatto di riuscire ad avere altre persone a supporto che li rassicurino o comunque che li si supportino a vicenda, penso sia assolutamente importante.